a Salerno. Pablo, si va a Salerno, una partita importante, una partita, insomma, uno scontro diretto per la corsa alla salvezza. Sì, sicuramente è una partita molto importante, ma come ha detto bene Manfredini qualche giorno fa, non decide niente, nel senso che dopo ci sono ancora altri 6 punti da giocarci. Sappiamo l'importanza della partita, ma non è ancora decisiva. Una partita, insomma, importante per voi, tanti scontri diretti ancora in queste 3 giornate, insomma, fare anche un punto più dell'avversario in questo momento è decisivo, insomma, bisogna prendere tutto quello che passa. Sì, assolutamente, poi è ovvio che non perdendo a Salerno comunque li tieni lì, perché con lo scontro diretto rimarremo meglio noi, quindi sarà da portare a casa qualcosa per rimanere ancora con speranze da salvarci direttamente. Sicuramente sarà una battaglia, una partita molto dura, perché loro stanno bene, stanno attraversando un buon momento come noi, e prepareranno la partita ovviamente con tanta aggressività. Cercheremo di andare giù e far vedere quello che stiamo facendo fino adesso, e cercare di fare il meno errori possibili, perché comunque, anche se stiamo migliorando, ma al minimo errore siamo puniti con un gol, quindi cercheremo di limitare gli errori e portare a casa qualcosa. Il momento è buono, perché insomma venite dalla bella vittoria col Perugia, poi 2 pareggi con Bari e Crotone, 2 avversari di altissima classifica, e quindi insomma, come vedi la squadra e anche tu a livello psicologico, dopo la tripletta col Perugia e l'assist per Luppi, sei insomma cresciuto di rendimento rispetto alla fase precedente? Sì, mi sento in un buon momento, fisicamente mi sento meglio. E sì, come dicevi bene, se vai a vedere sia col Bari e col Crotone abbiamo subito poco, nel senso che con due rivali così tosti magari tutti si aspettavano altri risultati, invece il Modena ha dimostrato che quando sta bene, quando limita gli errori, riusciamo sempre a fare il risultato. Bisogna continuare così, come dicevo prima, limitare ancora di più gli errori, perché noi purtroppo quest'anno appena sbagliamo subiamo un gol, quindi dobbiamo limitarli al massimo. Ti preoccupano le parole di Juric al termine della partita? No, perché secondo me sono state parole dette un po' a caldo magari col giornalista. Credo che onoreranno il campionato, credo che faranno una partita in casa loro, non credo regalando niente. Mi spero che sia così, che non regalino niente, però loro hanno comunque raggiunto il loro risultato, è normale che la tensione cala, questo non c'è nessun dubbio. Comunque mi fido molto dei miei colleghi di Crotone, e mi fido molto anche dell'allenatore, credo che faranno una partita come tutte le altre, però c'è da mettere in conto che la tensione sicuramente a loro calerà, e ci si può aspettare solo quello, ma onoreranno sicuramente il campionato. Hai detto che non è una partita decisiva quella di Salerno, ma di queste 3 finali è forse la più importante? Di tutte e 3 forse la più importante per come dicevo prima, il discorso della classifica, di mantenere questo vantaggio sullo scontro diretto, perché abbiamo vinto in casa e non perdendo giù a Salerno comunque dovrebbero fare un punto in più di noi, e questo già è importante. La stiamo preparando come tale, stiamo preparando bene questa gara, ma senza strafare, nel senso che va bene prepararla con la massima concentrazione, ma non troppo però. La squadra salernitana, che come voi è in crescita nelle ultime 6 partite, non ha mai perso. Sì, poi ha riscattato un ottimo punto ad Ascoli negli ultimi minuti, quindi si vede che è una squadra che sta crescendo, che sta meglio a livello psicologico, e come dicevo prima, vedendo anche il loro calendario, sapendo che giocano anche con l'ultima in casa col Como,
Se loro fanno questi 3 punti, speriamo di no, col Modena, potrebbero raggiungere la salvezza diretta. Quindi loro prepareranno una partita alla morte e dobbiamo essere preparati per la battaglia. Quanto può incidere il